troviamo a Saltara, precisamente a Calcinelli, ecco, non vogliamo, per incontrare Valentina Pierucci. Valentina Pierucci è una marchigiana in viaggio. Valentina, come nasce questa idea e cos'è una marchigiana in viaggio? Allora, una marchigiana in viaggio è l'idea di un blog che avevo da un po' di tempo, ma che solo da pochi mesi sono riuscita a creare. E quindi io sono una marchigiana, ovviamente perché sono nata, cresciuta e vivo qui, ma esploro le Marche, quindi giro nei borghi, nei paesi un po' meno conosciuti della nostra regione, meno pubblicizzati e meno turistici, e vado alla scoperta di questi territori così come potrebbero scoprire i lettori. E per cui sono una marchigiana che in macchina, perché è quello il mezzo di trasporto che preferisco, va alla scoperta delle Marche. E quindi è nata da questa l'idea, insomma, dall'idea è stata quella di far conoscere il territorio e valorizzare magari quelle città un po' meno note. O anche i borghi delle Marche che non si conoscono molto. Te però hai avuto sempre la passione per le Marche e l'hai sviluppata e mostrata nella tesi di laurea. Quando mi sono laureata a Bologna in comunicazione, la mia tesi era proprio incentrata sulla valorizzazione e lo sviluppo della regione Marche attraverso la chiave del patrimonio storico, artistico e culturale. E quindi c'è sempre stata un po' in me questa passione per il territorio. E sono riuscita a dare una forma a questa passione recentemente, ma sin da subito è stata recepita come una cosa molto positiva, nel senso che le persone che leggevano anche i primi articoli mi scrivevano, facevano complimenti, quindi è stato inaspettato questo tra virgolette successo del blog, e ad oggi mi scrivono anche per invitarmi o a eventi locali o a fare semplicemente una passeggiata alla scoperta dei territori, magari ecco presidenti delle Proloco che mi contattano per farmi conoscere quel determinato luogo e mi aprono le porte di tutte le bellezze che quel territorio offre. Quindi riesci a scoprire delle cose che magari non sono visibili a tutti, cioè un locale che è chiuso solitamente al pubblico, te riesci ad entrare, hai le chiavi magiche. Ho le chiavi magiche per entrare. Diciamo che sì, si aprono le porte perché comunque c'è anche una capacità di recepire quello che è il valore che un blog oggi può avere, nel senso che permette di dare una grande visibilità ai territori. Quindi poi ovviamente non solo il blog, ma ci sono anche tutta una serie di mezzi che vengono messi in campo come i social, perché una marchigiana in viaggio è sia su Facebook che su Twitter, LinkedIn, Google Plus, Instagram, per cui c'è una visibilità amplificata dei territori. Quindi io che sono, che ne so, di Sant'Ippolito, te vieni a Sant'Ippolito, scopri delle cose che io magari non conosco, poi le vedo nel tuo blog e posso condividerle tranquillamente. Ando, insomma, è una continua condivisione di quelli che sono i contenuti che le persone ritengono essere interessanti o che magari li toccano da vicino perché si tratta del paese in cui vivono, oppure semplicemente si tratta di lettori che, italiani generalmente, che sono però curiosi o che amano viaggiare e che magari non hanno mai pensato di trascorrere un periodo di vacanza nelle Marche, per cui trovano degli spunti magari anche per girare. Questo è bello perché noi marchigiani tendiamo sempre ad espatriare, no? Andare nelle altre regioni, perché pensiamo che magari qui non c'è niente di bello, invece si scoprono soprattutto i borghi che sono molto belli e cose particolari, luoghi casolari, abbandonati, che magari hanno dietro hanno delle storie. Te non scopri solo i luoghi, ma anche le storie dei luoghi. È quello il bello, direi, che entro in contatto con persone diverse e mi raccontano le loro storie. Magari se si tratta di persone che hanno una certa età, mi raccontano come quel luogo era in passato, allora come è cambiata la piazza, ma anche urbanisticamente, e la funzione dei luoghi che è cambiata nel tempo, perché è cambiata la socialità. E oppure mi raccontano aneddoti che poi riporto, perché comunque fanno anche loro parte di una storia, di un racconto del luogo, anzi forse è la parte più bella. Anche le persone, posso dire over 60, perché comunque mi hanno anche scritto delle persone di questa età, utilizzano Facebook in particolare e
ho scritto per esempio un articolo su Fossombrone su, con foto antiche, insomma, e lì ci sono stati un sacco di commenti anche di persone più grandi che mi raccontavano quello che in quegli anni vivevano, o comunque sia come l'hanno sentita nei racconti la storia di Fossombrone in questo caso specifico. Per cui sì, i social oggi sono veramente aperti a tutti. Un aneddoto, so che sei stata a Fano, ti hanno fatto a braccia aperte, ti hanno accolto, cosa avete fatto? Devo dire che il comune di Fano e la Proloco di Fano mi hanno invitata poco prima del Natale, in occasione dell'evento di accensione dell'albero di Natale. Eravamo una decina di blogger che hanno fatto un percorso di visita guidata nelle bellezze della città di Fano, e poi abbiamo insomma assistito all'accensione dell'albero, che è stato uno spettacolo bellissimo. Abbiamo assaggiato uno dei prodotti tipici di Fano, che è la moretta fanese, e quindi è stato un bel pomeriggio, anche perché ha permesso di conoscere le altre blogger, no? A volte ci conosciamo con i nomi, ah tu sei una marchigiana in viaggio, tu sei, però dare un volto, esatto, dare un volto a questi nomi è stato bello. Bene, e te sei finanziata da qualcuno, hai uno sponsor o ancora ti finanzi da sola? Lo sponsor è la mia passione, posso dire questo, nel senso che sono autonoma e libera quindi di girare le marche come voglio, senza nessun tipo di vincolo, ecco. Però magari qualcuno che ti aiuti economicamente ti potrebbe dare più... Beh, un sostegno non guasterebbe, nel senso che sì, anche negli spostamenti devo comunque farmi carico di tutto. Poi comunque è un impegno anche poi tutto quello che c'è, non solo nella visita del luogo, che comunque prende tempo, ma anche nella post-produzione, diciamo, di quello che è l'articolo vero e proprio, e la raccolta di materiale fotografico, la selezione delle foto che possono essere più belle per i lettori, che reputo più belle. Se noi volessimo vedere una marchigiana in viaggio, dove dobbiamo andare? Dovete cliccare su www.unamarchigianainviaggio.blogspot.it, e poi sempre con il nome Una Marchigiana in Viaggio mi trovate su tutti i social, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, eccetera. Yeah, yeah, yeah.